Benvenuti alla quarta e definitivamente ultima parte al cimitero del Verano. Ebbene sì, aggiungiamo una quarta e ultima parte al cimitero del Verano perché erano rimaste fuori diversi personaggi famosi da omaggiare, da visitare e poi perché il vostro affetto, la vostra richiesta è stata talmente tanta e sorprendente che mi sono chiesto e dunque dato una risposta sul fatto che dovessi fare un'altra parte. Qui al cimitero del Verano. E se scorrete nel link in descrizione vedrete anche le due parti al cimitero del Flaminio, stata impresa impossibile, che dunque poi ho abbandonato come magari sapete, e poi rimane sempre il cimitero cattolico fatto circa un annetto fa. In questa ultima e quarta parte ci soffermiamo solamente su due zone, zona ampliamento e nuovo reparto. Ci sono una ventina di personaggi che mi sono appuntato e che non avevo trattato, fatto nelle puntate precedenti e quindi piano piano cerchiamo di andarli a scoprire e rendere loro omaggio come si deve. Maurizio Costanzo è provvisoriamente stato inserito nell'oculo dove precedentemente c'era Monica Vitti. Il loculo di Monica Vitti l'avete visto nella prima parte, nella seconda parte avete visto invece la tomba di famiglia dove è stata poi trasportata e messa a Monica Vitti, e Maurizio Costanzo, in attesa di nuova sistemazione, è proprio nell'oculo che era stato occupato dalla grande Monica. Siamo, come detto, nella zona ampliamento, vedete laggiù, quella là è la cappella di Aldo Fabrizi e l'avevamo vista nella prima parte di questo speciale, e qui reparto 133 c'è la tomba di Checco e Anita Durante, grande poeta e attore romano. Anche Anita Durante, una famiglia di grandi attori, di grandi interpreti del teatro e del cinema. Un po' incolto qui l'erba, vedete?
questo reparto 133 andrebbe sicuramente un pochino curato meglio, diciamo così. E qui vi faccio rivedere la cappella di Aldo Fabrizi, che come detto avevamo già visto nella prima parte. E queste sono cose invece brutte. Siamo sulla tomba di Luigi Magni, altro grande regista del nostro cinema. E anche qui una tomba abbastanza incolta, diciamo così, non curata, peccato. Con questo splendido angelo, Luigi Magni, Gigi Magni, scomparso nel 2013. C'è anche la moglie insieme a Gigi Magni, la Mirisola, che è stata una scenografa e costumista famosa del nostro cinema. Proseguiamo. Vedete proprio dietro la tomba di Luigi Magni che abbiamo appena visto, basta fare un passo indietro appunto e c'è quella di Gillo Pontecorvo. Quindi due grandi giganti, due grandi registi che hanno segnato il nostro cinema, si trovano uno accanto all'altro. Praticamente anche questa di Gillo Pontecorvo, scarna ma decisamente più curata, vedete questa piccola siepe intorno. Allora, sono stato nuovamente al centro informazioni, che anche giorni di festa è aperto, la signora molto gentile. Ci sono tanti depleanne che poi vi faccio vedere, che riguardano il cimitero del Verano, divisi per tematiche, se volete trovare personaggi storici o quelli del teatro, della poesia o del cinema appunto. E poi ci sono anche depleanne sul cimitero Flaminio, ma non ci sono indicazioni. Sulle tombe famose, cimitero Laurentino. Alla fine di questo video vi faccio vedere quello che ho preso. Notizia, news, Gigi Proietti ancora non c'è qui al cimitero del Verano. Me lo avete chiesto, ma Proietti verrà portato più avanti. Alla fermata della navetta vi faccio vedere, io sono qui, proseguo un po' più avanti, giriamo a sinistra e siamo al nuovo reparto.
Allora, nel nuovo reparto, siamo nel riquadro 88, c'è la tomba dove riposa Luigi Squarzina, grande regista, ma soprattutto un grande drammaturgo, autore di moltissime opere, si è cimentato teatro, nell'opera lirica. Questa è la tomba di Luigi Squarzina, scomparso nel 2010. Lui, livornese di nascita, è morto a Roma. E poi ci sono degli artisti, dei registi che ho nel cuore, e come era successo per Rossellini, ma per Alberto Sordi, ovviamente per tanti altri, per Lavitti certamente, Mastroianni, Manfredi, ci sono poi quegli artisti, dicevo, in questo caso un regista, un grandissimo regista, con una filmografia abbastanza breve. Lui è scomparso nel 68, ma ha lasciato un segno indelebile. Il regista delle donne, sono particolarmente emozionato. La tomba è proprio qui, poco distante da quella di Squarzina, è la tomba di Antonio Pietrangeli. C'è anche il figlio Paolo, regista e cantautore, scomparso qualche anno fa. Quindi ve la faccio vedere. Antonio Pietrangeli, un regista meraviglioso, e il suo, praticamente quello che rimane l'ultimo film, se si esclude poi un episodio e un film postumo, un episodio nel film Le Fate. Io la conoscevo bene con una gigantesca Stefania Sandrelli, un film della vita, ma anche Lo Scapolo, ad esempio, La Parmigiana. Eccola qua, un grande piacere, una grande commozione nel farvi vedere la tomba dove riposa Antonio Pietrangeli. Momento emozionante. Siamo nel reparto 81, nel riquadro 81 del nuovo reparto, ai quelli che vengono chiamati colombari, una parte suggestiva quanto decadente, e qui c'è il loculo dove riposa un altro dei meravigliosi registi, dei grandissimi registi apprezzati in tutto il mondo, influente, veramente un regista incredibile che andrebbe studiato alle scuole fin da piccoli, ovvero sia Marco Ferreri. Anche questo per me è un momento di grande emozione. Come avete visto, con Marco Ferreri riposa la moglie, scomparsa qualche anno dopo, 10 anni dopo il marito, Jacqueline Lamotte, canadese ma francese d'adozione, musa di Marco Ferreri, sono stati insieme sposati per quasi 40 anni e produttrice di molti dei film proprio del marito. Quindi un altro quadro familiare meraviglioso di una storia incredibile che non va assolutamente dimenticata.
Sono tornato a visitare la tomba della famiglia De Sica, come avevo fatto nel primo episodio, perché è giusto ricordare che qui è sepolta anche Maria Mercader, una delle mogli di Vittorio De Sica, madre di Manuel e di Cristian, attrice spagnola, poi naturalizzata italiana, con una filmografia importante alle spalle, quindi mi sembrava giusto anche tornare a rendere omaggio a questa tomba di una famiglia incredibile. E quasi di fronte alla tomba di De Sica c'è quella di Massimo Girotti, uno dei primi grandi divi del cinema italiano. Iniziò come sportivo, lui dotato di un fisico incredibile, e fu anche un grande pallanuotista, come portiere sfiorò la Serie A con la società della Lazio, ma fece anche tantissimi altri sport. Massimo Girotti, appunto, per questo fisico imponente, di bellissimo aspetto, una sorta di Errol Flynn italiano, e diventò appunto uno dei grandi divi del cinema negli anni 40-50. E allora, ho finalmente concluso questa serie dedicata ai cimiteri qui a Roma, dopo questa quarta parte al Verano, dopo le due parti al cimitero Flaminio e dopo quello dedicato al bellissimo cimitero acattolico. Io ringrazio veramente tutti di questo grande affetto che avete dimostrato e soprattutto questo grande interesse in questi video alla scoperta di questi grandi artisti che non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo mai. Ci tenevo infine a sottolineare alcune cose che speciali come questo, dedicato ai cimiteri monumentali, si realizzano dalla notte dei tempi. Non mi sono inventato niente io, non si è inventato niente quell'altro, si tratta di andare a scoprire in questi cimiteri meravigliosi che rendono disponibile loro, il cimitero, Depliant, informazioni, navette, proprio per andare ad omaggiare i grandi artisti. Sono monumenti a tutti gli effetti e quindi non c'è nessuna mancanza di rispetto nel fare questo. Si fanno veramente dalla notte dei tempi video così. Spero un giorno di tornare a Parigi per farvi vedere il Père Lachaise, il cimitero probabilmente più famoso del mondo, quello di Montparnasse, e anche lì è la stessa cosa. Ci sono persone che fanno tour nel mondo di cimiteri per andare a scoprire le tombe delle rockstar, dei grandi personaggi della musica, ad esempio. E quindi, ripeto, non c'è nessuna mancanza di rispetto, non veniamo qui con la banda e la fanfara, non facciamo del turismo becero e soprattutto, per quel che mi riguarda, questo canale non monetizza, non c'è assolutamente nessun scopo di lucro nel fare 10, 100, 1000 visualizzazioni in più. Sono un appassionato di cinema, di questa città, di arte, di musica e questi video consigli spero possano arrivare e possano servire per magari smuovere la vostra curiosità. Iscrivetevi al canale, più siamo e meglio è. Da Emanuele, ciao a tutti, alla prossima.